Cosa c'è di meglio a Bari, a qualsiasi ora del giorno e della sera, di un pezzo di focaccia barese? Siamo qui per farvi vedere come prepararla insieme al maestro focacciaro Giovanni Di Serio, presidente del consorzio Focaccia Barese. Buonasera a tutti. Giovanni, prepariamo, cominciamo a fare il pasto. Sì. Allora, noi prendiamo la farina di grano zero pugliese, farina bianca, metà di semola rimacinata, sempre pugliese. Quindi 50 e 50. 50 e 50. Mettiamo gli altri ingredienti. Lievito naturale. Quindi lievito madre che andiamo a unire all'impasto. Poi con gli altri ingredienti, acqua. Quello che serve per fare un impasto corretto, un impasto ben incordato. Cominciamo ad amalgamare. Deve essere un impasto morbido, elastico. Quando vedete che comincia a unirsi, a diventare un pezzo unico, mettiamo anche, aggiungiamo un po' di olio evo. Vai con l'olio. Dimmi tu quanto ne devo mettere. Va bene. Olio extravergine d'oliva di qualità. Pugliese. La patata quando la aggiungiamo? Verso la fine. La patata serve a dare morbidezza. Morbidezza, sì. E anche ad aggiungere umidità. Umidità per la cottura. Abbiamo preso l'impasto dopo una lievitazione di circa 6 ore, poi la lievitazione cambia a seconda di tanti tempi. Che fanno le bolle, come si vede qui. Facciamo le palline di impasto che poi andremo a mettere nella teglia. Allora Giovanni, abbiamo ripreso l'impasto che avevamo formato in palline e adesso andiamo a preparare, dopo 2 ore circa di lievitazione ancora, la focaccia. Facci vedere come andiamo a stenderla nella teglia. Bene. Chiaramente si stende con le punte delle dita, con i polpastrelli. Dall'interno verso l'esterno. Sì. Adesso noi la andiamo a condire subito. Subito. Subito, perché questa è una delle caratteristiche della focaccia barese. Passaggio fondamentale questo, perché servirà a dare quell'umidità alla tipica della focaccia barese. Tipico barese, sì. A questo punto andiamo a mettere ancora olio extravergine. Olio l'olio che ne vuole tanto. È una delle, buono, no? Delle caratteristiche della focaccia barese. Tanto olio. Sale. Origano. E l'oliva barese, le olive baresane. Oliva baresana. 3 olive per ogni focaccia. Quelle no. Quindi andiamo ad infornare la focaccia per 20 minuti. Una decina di minuti. A 270-280 gradi. Perché deve avere una cottura rapida e deve creare quella parte croccante. Poi lo vediamo dopo. Va bene. Sono passati 20 minuti, abbiamo preso la focaccia dal forno. Il barese la vuole sempre calda. Le caratteristiche è l'altezza, che non deve superare il 1,5 cm. Il fondo croccante. Il fondo croccante. E la morbidezza. Bollente, ma la dobbiamo assaggiare. Sì, anche se bollente non si piglia, è una focaccia barese. Bollente, ma buonissima.